Buongiorno a tutti, bentrovati, giornata molto importante, forse la più importante perché nonostante i problemi, tutto quello che è successo nell'ultimo periodo, i 20 punti persi da situazioni di vantaggio, le 8 rimonte subite solo a pensare al campionato, l'Inter ha la grande possibilità ancora, nonostante tutto, nonostante le tensioni, nonostante quello che è successo a San Siro, il cooling break silenzioso e indifferente di Verona, il primo, questa tensione che c'è un po' a 360 gradi tra allenatore e squadra, tra allenatore e società, c'è la grande possibilità, vincendo col Torino, di riprendersi addirittura il secondo posto, di risorpassare l'Atalanta e raggiungere una Lazio in crisi di nervi ancora peggiore di quella nerazzurra e di cancellare con un colpo di spugna tutte le difficoltà dell'ultimo momento, cancellare i rimpianti, il rammarico per tutto quello che non è stato, per i punti persi, per una squadra che ancora è lontana da quello che vorrebbe Conte, che spesso è incapace di gestire le partite, soprattutto quando si trova a comandare, forse gioca meglio quando deve rimontare, però non è bastato, l'abbiamo visto a Verona, posto che comunque Sassuolo, Bologna e Verona sono tra le più belle realtà di questa Serie A, tra le squadre più in forma che ci sono in questo momento, come si è visto con la vittoria del Sassuolo addirittura a Roma sul campo di una Lazio che ha perso le ultime 3 partite consecutive, l'Inter ha fatto leggermente meglio, e però dopo un solo punto tra Bologna e Verona, e qui il rimpianto è totale perché se no si veramente avrebbe potuto essere lì a lottare per lo scudetto con la Juventus, posto che comunque c'è una differenza, ancora un gap sostanziale, soprattutto sulle seconde linee, sulla panchina che Conte ha, non ha, e Sarri ha. Quindi anche in questo e su questo ne parleremo tra poco. La lista di Conte per il mercato, i giocatori che vorrebbe per cancellare tutte le incomprensioni e avere una squadra subito da titolo, per andare a comandare, come disse qualche tempo fa Steven Zhang, noi per andare e tornare, per andare a prenderci il secondo posto, abbiamo l'occhiale scaramantico e la figurina di Lukaku con la maglia appesa, la maglia nuova che verrà utilizzata nelle ultime 2 partite di questa stagione, forse già settimana prossima la aspettiamo al varco, meglio dal vivo che da quello che si era visto sui social, la potete vedere qui ogni giorno al mio fianco, un messaggio anche per pensare al futuro, per cancellare i rimpianti e il rammarico di quello che non è stato nelle ultime partite, provare a prendersi il secondo posto, non sarà facile, ci sono ancora tante assenze, la più importante è quella di Lukaku che sta meglio, ha superato questa contrattura alla coscia, ma non si vuole rischiare, anche perché vorrebbe dire poi perderlo per il rush finale, soprattutto per l'Europa League, che rimane un obiettivo fondamentale per la stagione nerazzurra, così come un secondo posto darebbe, capovolgerebbe ogni giudizio e tutto un altro sapore comunque alla stagione. Per questo bisogna ritrovare unità di intenti, comunioni, e grinta, voglia, fame, cattiveria, tutte cose che sono un po' mancate in questo post lockdown. Senza Lukaku giocherà Lautaro con una grande chance, un solo gol nelle ultime 12 partite, pensate, una grande chance anche lui per lasciarsi alle spalle pali, rigori sbagliati, voci di mercato. Rimane comunque forte la pista Barcellona e tra poco parleremo anche di mercato. Lautaro con Sanchez che vuole giocarsi la riconferma e avrà un'altra occasione importante alle loro spalle, dovrebbe esserci questa volta Eriksen, anche se
è in ballottaggio con Borja Valero, un'altra esclusione, però veramente lo proietterebbe sicuramente sul mercato, come abbiamo comunque fatto notare fin da subito. Conte avrebbe voluto Vidal, fa fatica a inserirlo nel suo gioco, non è il giocatore adatto per il centrocampo che ha in mente, non ha la corsa, non ha il temperamento che vorrebbe Antonio Conte. Anche questa è una questione che verrà messa sul tavolo in discussione nel confronto che avverrà a fine stagione tra società, allenatore e dirigenza. C'è questo giallo della mail per Steven Zang, report a difesa di Conte, invece sugli errori della dirigenza che per sbaglio è finito in via della liberazione una copia a un altro dirigente nerazzurro, invece che oltre a quella che è stata recapitata a Steven Zang. Lo leggeremo, questo giallo di cui parla il Corriere dello Sport, molto discutibile riportare queste cose, soprattutto se non si hanno prove fondate e verificate con i propri occhi. Almeno questa è la mia convinzione. Multa da 100.000 euro per Marcelo Brozovic, multa salatissima, società irritata per l'episodio di venerdì notte, firmato in zona Navigli. Dopo un rosso con la sua Rolls-Royce Cunningham da 350.000 euro, targa tedesca che non è consentito per un cittadino che risiede in Italia da diversi anni. Passaggio col rosso, qualcuno dice arancione per difenderlo, e leggermente superato il tasso alcolico limite di 0,50, aveva 0,54, però erano anche le 2 di notte tra venerdì e sabato, con partita lunedì, insomma, non proprio il massimo. Questo è il commento che arriva da qualche rumors, da qualche spiffero da Piano Gentile, e per questo, secondo il regolamento interno del club, ci sarà questa multa salata per Brozovic, che comunque giocherà anche perché Sensi e Barella sono sempre out. Lukaku andrà in panchina, ma non dovrebbe essere rischiato a meno di esigenze veramente importanti. Per Sensi si parla ancora di una quindicina di giorni. Barella potrebbe già giovedì essere a disposizione. In tanti mi chiedete di Asamoah, si è rivisto in panchina in qualche occasione. Però permangono questi problemi alla cartilagine del ginocchio, non è da escludere anche la peggiore delle ipotesi, speriamo di no, perché è un grande, soprattutto ragazzo, un uomo che non merita un ritiro anticipato, però ci sono dei problemi veramente difficili da superare. Dicevamo del centrocampo con Brozovic e Gagliardini confermati per mancanza di alternative. Moses sta meglio, dovrebbe andare in panchina e rientrare nella prossima giornata a destra. D'Ambrosio favorito su Candreva per dare un po' di fiato a quello che è stato il migliore in campo contro il Verona. A sinistra dovrebbe giocare ancora Young, che poi lascerà spazio a Biraghi giovedì contro la Spal. In difesa ritorna Bastoni dopo la squalifica, con De Vrij e Skriniar davanti ad Handanovic. Questa la formazione contro un Torino che non è tra le squadre più in forma. Avremo una prova molto importante stasera anche sulla condizione dell'Inter dopo le partite un po' più difficili. Adesso non si può più sbagliare. Con tutto quello che è successo, l'Inter ha un'altra chance e non può buttarla alle ortiche come ha fatto nelle precedenti gare, senza pensare più a quello che è stato, ma solo con testa al futuro, un futuro che dipenderà, come abbiamo detto, dal confronto che ci sarà a fine stagione tra le varie anime della società. Abbiamo detto esonero, escluso al 100%, anche perché costerebbe circa 150 milioni tra gli oltre 30 milioni lordi di ingaggio a stagione
Conte e il suo staff, che hanno ancora poi 2 anni di contratto, più un eventuale ingaggio di un allenatore top come Allegri con staff relativo, porterebbe a una spesa di praticamente, adesso poi dipenderà tutto poi da quello che sarà, però da 150 milioni lordi solo per la voce allenatore, e questo lo escludiamo. L'unica cosa che ci sentiamo di escludere, ne servirebbero però di più di soldi per accontentare Conte. Qui andiamo con la lista che abbiamo messo da ieri nel nostro servizio su Sport Mediaset e che fa da copertina al nostro video, con le richieste che Conte fa, ha già fatto e farà alla società per avere una squadra da titolo. Vuole Alaba, vuole un centrale mancino, non Vertonghen, che non convince più di tanto, ma Alaba, che ha un anno di scadenza. Tutti richieste che l'Inter potrebbe raggiungere con degli scambi e con il sacrificio naturalmente di Lautaro Martinez. Marca ieri è stata molto chiara, il giornale spagnolo vicino a Real Madrid, che però ha intrature con il Real, che ha appena fatto l'affare Hakimi con i nerazzurri. Si è detto sicuro Marca che alla fine Lautaro andrà al Barcellona per 70 milioni più 2 giocatori. Bisogna vedere quali saranno, molto dipenderà anche dalle trattative che l'Inter riuscirà a mettere in pista in questi mesi. Se dovesse acquistare Mason Palmieri, potrebbe spegnersi, diciamo, la candidatura di Junior Firpo. Tutto da vedere, da stabilire. Giovani o non giovani, c'è sempre quel Vidal che però l'Inter non vuole inserire nella trattativa per Lautaro Martinez, ma che rimane nella lista di Conte per il centrocampo, perché oltre ad Alaba e ad Emerson Palmieri, per cui c'è già stata un'offerta di 20 milioni più bonus, Conte vuole il suo Vidal, il suo guerriero, insieme a un centrocampista top. I nomi sono quelli di Kanté, Zaniolo o Pogba, che si potrebbero raggiungere con il sacrificio di Brozovic o Skriniar, perché nei discorsi con City, United e anche Chelsea si sono fatti questi nomi. Un Inter che è pronta a sacrificare Skriniar e Brozovic per provare a dare a Conte tutti i giocatori che vuole. Quindi ricapitoliamo: Alaba per la difesa, Emerson Palmieri come terzino sinistro, Vidal insieme a Pogba, Kanté o Zaniolo, un centrocampista top, e poi Dzeko, che continua a chiedere Conte come nella passata stagione, che costa 10 milioni, invece su Kanté e Pogba andiamo a una valutazione di 80 milioni, da rivedere un po' quella di Pogba, che ha ancora un anno di contratto. Per Dzeko il problema è l'ingaggio da 7,5, però come vi ho spiegato anche nei giorni scorsi si potrebbe trovare una soluzione facendogli firmare un contratto di un anno più lungo, quindi spalmando un po' il suo ingaggio, da 7,5 magari arrivare a 6 per 3 anni, tutto da vedere e verificare. Poi Gabriel Jesus come sostituto di Lautaro, e dicevo l'Inter appunto con il City, ma anche con lo United potrebbe parlare di scambi, mettere sul piatto Skriniar, che piace molto alle due di Manchester, o anche Brozovic, per arrivare agli obiettivi. Brozovic, che ha una valutazione di una 50 milioni, scesa negli ultimi tempi, così come quella di Skriniar, e oltre alle plusvalenze che permetterebbero poi di pagare questi ingaggi così importanti, l'Inter, insieme al sacrificio di Lautaro, potrebbe dare a Conte gli uomini che chiede. Tutto da vedere, da capire, non c'è in questo momento una visione comune in società. Si punta anche su giovani futuribili come Kumbulla e Tonali, per cui le trattative sono avanzate, soprattutto per il centrocampista del Brescia. Conte preferirebbe, se si vuole vincere subito, invece destinare i fondi per il mercato ai giocatori della sua lista. Anche qui bisognerà confrontarsi e capire
la strada giusta e solo se Conte non verrà soddisfatto da quelli che sono i programmi e le risposte della società, potrebbe fare un passo indietro e, come ha fatto con la Juve, rinunciare a andare a una rescissione del suo contratto e fare un passo indietro. Questo non è così da escludere come l'esonero, è una possibilità che c'è, che manteniamo accesa, però adesso tutto dipende intanto da come finirà la stagione e da come concluderà in classifica il campionato l'Inter, se riuscirà a blindare la Champions, che sembra sicura, ma non bisogna mai essere sicuri di niente fino a che non ci sarà l'aritmetica a dare il suo, diciamo, responso ufficiale, e poi l'incontro, l'Europa League, e poi l'incontro tra le anime per vedere come proseguire insieme, se la strada, come ha fatto notare ieri Conte, stemperando un po' i toni, dicendo che la strada è quella giusta, raccontando di come ha detto alla squadra di essere soddisfatto della prestazione di Verona dopo le urla che hanno fatto tremare lo spogliatoio di San Siro contro il Bologna. Quindi Conte ha scelto un po' di carote dopo tante bastonate, dopo il cooling break in silenzio, dopo questa scollatura che si è respirata con la squadra e con la società. Conte, insieme ai giocatori e allo staff, sono andati a cena insieme, sono rimasti a cena insieme ad Appiano Gentile, poi la squadra è tornata a casa, niente ritiro come caratteristica di questo lockdown. L'appuntamento è stasera a San Siro contro il Torino per cercare un secondo posto che cancellerebbe tante problematiche e darebbe anche benzina per il finale di stagione, in cui l'Inter può ancora dire cose importanti, soprattutto se riuscisse a centrare un secondo posto con cui guadagnerebbe una trentina di milioni che sarebbero determinanti per il mercato. Passiamo alla lettura, alla nostra rassegna stampa. Adesso, dopo questa disamina a 360 gradi di partita e di mercato, sulla nostra applicazione di Sport Mediaset, eccola qua, ore 13, il mio servizio, mi raccomando, Italia 1, una cena per ricompattarsi, così l'Inter si appresta ad affrontare il Torino, cena di gruppo contro il Torino per il secondo posto. Ieri squadra e staff rimaste da piano anche dopo l'allenamento, un segnale dopo un punto nelle ultime due partite, 12 giorni, questo è il lasso di tempo che separa l'Inter dall'ultima vittoria, ma nel calcio post lockdown le regole temporali sono diverse dal passato, la crisi sembra peggiore di quello che è, anche se poi guardando attorno, Atalanta a parte, le altre rivali hanno fatto scintille, tanto che battendo il Torino stasera a San Siro la squadra di Conte potrebbe ritrovarsi seconda a pari punti con la Lazio, uno zuccherino che non deve nascondere il retrogusto amaro della sconfitta interna col Bologna, la vittoria buttata nel finale contro il Verona col conseguente sorpasso dell'Atalanta. E poi le parole di Conte, le voci di una rivoluzione estiva, la patente ritirata a Brozovic, normale dunque ci fosse bisogno di ritrovare un po' di serenità che squadra e staff tecnico hanno voluto celebrare a tavola mangiando ad Appiano Gentile tutti insieme. Ieri infatti, dopo l'allenamento pomeridiano, dopo la visita della dirigenza, tutto il gruppo è rimasto al centro sportivo per ricompattarsi qualora ce ne fosse davvero bisogno. Le risposte però vanno date in campo e non sarà facile, visto che Conte continua ad avere problemi di scelta a centrocampo, dove ritroverà spazio dall'inizio Eriksen, difficile che venga rischiato Lukaku, via la coppia sudamericana Sanchez e Lautaro Martinez, mentre non cambia sulle fasce con i titolari Candreva Young in difesa, si rivede Bastoni dopo la squalifica. Questo su Sport Mediaset. Andiamo alla Gazzetta dello Sport, che mette l'accento sul secondo posto, che sarebbe fondamentale anche dal punto di vista economico per l'Inter, il pareggio tra Milan e Napoli in copertina, polemiche un po' per il rigore concesso al Milan, per i tanti rigori di questa stagione, interpretazione troppo rigorosa a mio modo di vedere di quelle che sono le direttive della FIFA per i falli di mano. Pari in rimonta contro Gattuso, il Milan ringhia sempre, Conte vuole il secondo, l'Inter con Lautaro cerca 10 milioni in più, il Toro punta su Verdi. Andiamo all'interno, la forza del diavolo,
consentitemi di fare i complimenti però a Pioli per il lavoro che è riuscito a fare, che sta facendo con il Milan. Ha fatto un bel lavoro, una persona rispettabilissima, come abbiamo avuto modo di apprezzare, un bravo allenatore, anche lui che però non è stato fortunato in casa nerazzurra. La probabile formazione della Gazzetta è quella che vi abbiamo detto, però c'è Candreva e non D'Ambrosio sulla fascia destra, il Toro che giocherà quasi a specchio 3-4-2-1 con Izzo, Nkoulou e Bremer in difesa davanti a Sirgu, De Silvestri, Rincon, Meite e Ansaldi a centrocampo, poi Milico e Verdi dietro a Belotti. La formazione della Gazzetta ve l'ho detta, con Candreva, a differenza nostra che puntiamo più su D'Ambrosio. 1 su 1000 ce la fa, cantava Gianni Morandi. Lautaro ce l'ha fatta una volta su 12, un gol nelle ultime 12 presenze, pensate, non basta più. È bene trovare la seconda, serve a lui, serve all'Inter, serve anche alle casse del club, perché il secondo posto non è solo un giochino da amatori, un esercizio per completare gli almanacchi, per capirsi. Non ci sono più i bonus Suninga a ingrassare i conti del club sui piazzamenti finali, i premi della società cinese sono stati eliminati nel nuovo accordo, ma agganciare la Lazio e tenersi stretta la piazza dietro la Juventus porterebbe comunque nelle casse dell'Inter 26,9 milioni di euro tra i premi della Lega di A e la percentuale di market pool derivante dal piazzamento. Il quarto posto, al contrario, ne garantirebbe 16,7, 10 milioni abbondanti di differenza. Vale la pena insistere allora? Vale la pena pure provare a dare un segno differente alle ultime 7 partite da stasera in poi? Serve un assist da Lautaro, serve un gol, almeno uno dopo lockdown. L'Argentino ha segnato una sola volta contro la Samp e poi pali, rigori sbagliati, occasioni clamorose fallite, nervosismo a mille, legni presi a calci, sbuffate infinite. La Serie No del Toro ha origine a gennaio, dal Cagliari in poi solo un gol nelle ultime 12 partite tra campionato e coppe. Non è solo il Barcellona la spiegazione, ma è anche il Barcellona. Provate voi a sentirvi sedotti, abbandonati da Leo Messi, se non abbandonati, piazzati in stand-by, perché l'affare ormai fermo, senza il minimo passo in avanti da settimane, non è sepolto. C'è una sorta di gentleman agreement tra Inter e Barcellona, le due società si sono accordate nel darsi tempo reciproco dell'affare. Si riparlerà ad agosto, a campionato finito. Il tempo in fondo fa gioco a tutti, all'Inter che in questo modo prova a lasciare il più tranquillo possibile il giocatore, scusate, con obiettivi stagionali ancora da centrare, ancora di più il pulsantino dello stand-by ideale per il Barcellona, che ha bisogno di trovare ossigeno dalle cessioni prima di riaffondare il colpo su Lautaro Martinez. Ad agosto allora la verità ultima. Già stasera invece l'argentino torna sul luogo del delitto, del rigore sbagliato contro il Bologna. Lo farà vicino a Sanchez, al quale lasciò il tiro dagli 11 metri nella gara contro il Brescia. Non sia mai, Conte potrebbe rovesciare le scrivanie di San Siro e di Appiano dovesse ripetersi la scena, ma la strada intrapresa è quella giusta, ha detto il tecnico a Inter TV. In quest'ultimo periodo abbiamo solo pagato a caro prezzo alcuni errori individuali, veniamo sempre puniti. Anche Lautaro ha chiesto di non sbagliare più sotto porta, lontano da Lukaku non sono più i tempi della Lula, ma dentro l'Inter, perché è inutile stare ad aspettare che squilli il telefono da Barcellona, meglio cambiare mood, anche se mai per affrontare con maggiore serenità il discorso rinnovo a settembre, sarà tutto più chiaro. Rinascita Verdi, illuminare anche San Siro, così diventerà il suo Toro, il migliore nel derby decisivo contro il Brescia. Tra dribbling e assist, Simone sta firmando la svolta di luglio, adesso gli manca solo il gol. Il baby Millico è favorito su Berenguer, forte interesse per Malanga Sarr, che a un certo punto era sembrato anche entrare in orbita nerazzurra, poi lo stop, perché Conte vuole qualcosa di più, nonostante sia un elemento in scadenza e mancino e anche abbastanza futuribile. E poi ancora out Vecino, di nuovo problema al ginocchio, la solita infiammazione, non verrà operato, almeno questo è quello che si è stabilito. Il vero problema è che ormai parliamo di una non notizia: Vecino non sarà della sfida contro il Torino a causa di un'acutizzarsi di infiammazione al ginocchio che ormai lo tormenta. Negli ultimi giorni c'è stato un nuovo consulto col professor Kugat, lo stesso che ha operato Sanchez.
Un luminare che lavora a Barcellona e secondo il medico è giusto andare avanti con la terapia conservativa, ha scongiurato l'intervento chirurgico, non l'ennesimo forfè stagionale che costringerà l'Inter a una nuova serata con emergenza centrocampo, Barella e Sensi ancora indisponibili, anche se per l'ex Cagliari c'è un cauto ottimismo sulla possibilità di averlo in campo quanto prima, poi tutti a cena dopo l'allenamento, forse un tentativo di rasserenare un po' gli animi dopo giorni piuttosto difficili. Conte valuterà se convocare Lukaku e Moses, il belga ha più possibilità anche se non c'è alcuna voglia di forzare il suo impiego, davanti allora Alexis Sanchez è favorito per far coppia con Lautaro, con un'occasione importante per provare a guadagnarsi la riconferma. A Verona la prova di Alexis è stata convincente soprattutto nella veste di raccordo tra centrocampo e attacco, nessuna invece novità dalle fasce, toccherà ancora Cantreva e Young. Però vi ho detto che potrebbe esserci la sorpresa d'Ambrosio, staremo a vedere Brozovic in campo, ma l'Inter lo multa in arrivo una sostanziosa sanzione per la patente ritirata, il futuro non è più sicuro, è come se di colpo tutti i problemi che sembravano archiviati, superati, sotterrati ritornassero a galla come in quel film del terrore quando il mostro sembra sconfitto, il protagonista si rilassa e sullo sfondo ricompare una manona minacciosa che magari brandisce un coltello. L'Inter aveva visto ricomparire vecchi fantasmi sul campo, ora ci mancava solo anche la questione da vita notturna, il ritiro della patente a Brozovic non è un caso clamoroso, il tasso era oltre i limiti ma non da vera ubriachezza, però il club nerazzurro ne avrebbe fatto volentieri a meno, tanto più che le disavventure motoristiche del croato hanno avuto un eco importante nei bar e sui social, con colpevolisti e minimizzatori a dividersi e a polemizzare. Brozovic è stato fermato da una pattuglia dopo essere passato col rosso in zona Naviglia a Milano, poi l'alcol test che ha dato risultati leggermente superiori al consentito e al tutto si è aggiunto che la Rolls Royce Cullinan con cui il croato gira abitualmente a targa tedesca, cosa vietata, insomma non siamo alla notte brava, ma sicuramente alla violazione oltre che del codice della strada anche di qualche regolamento interno del club. La società ieri alla vigilia di un match diventato molto importante non ha voluto aggiungere carichi ma è a conoscenza di tutta la situazione, nei prossimi giorni multerà il giocatore anche in modo sostanzioso e potrebbero esserci sviluppi futuri, come vi ho detto da tempo non è più incedibile Brozovic e si proverà a scambiarlo o a avere da lui e da Skriniar i fondi per la lista Conte, la chiamiamo così. Su il Corriere dello Sport c'è anche l'entità, come si legge già in prima pagina, della multa a Brozovic, si tratta di una multa moltissima di 100.000 euro per quanto accaduto venerdì notte, ore 2 da quello che ci risulta, quindi abbastanza tardi. Conte si tira su, cose evitabili, soprattutto in un momento difficile, anche se non vogliamo fare i colpevolisti. 100.000 euro di multa a Brozovic, Conte si tira su, l'Inter se batte il Torino, aggancia la Lazio al secondo posto, Brozovic che comunque va in panchina, in campo. Europari, tanto Napoli raggiunto su rigore da il Milan, poi la diatriba sui rigori e Conte che prova la ripartenza, vincere il rush con Lazio Atalanta e prendersi il posto dietro la Juve, il tecnico cambia tattica e rilancia, per me la strada è quella giusta, vanno soltanto limitati gli errori, Torino e Spal in 4 giorni per dare una svolta, anche se ormai di calendari facili abbiamo imparato a diffidare. E ieri appunto Inter TV ha, dopo tanti lanciafiammi, ha cercato di buttare un po' di acqua sul fuoco per fare anche discorsi un po' diversi e per far capire insomma che l'Inter può ancora conseguire un risultato importante come il secondo posto, ha parlato in questo modo senza parlare. Rispetto al dopo Bologna, Conte ha scelto di abbassare i toni, del resto la sua sfuriata negli spogliatoi non aveva prodotto gli effetti sperati, come si è notato dall'approccio alla sfida del Bentegodi, poi è vero che i nerazzurri avevano trovato il modo di reagire ribaltando il risultato, e infatti il tecnico leccese ha raccontato di aver detto ai ragazzi che era molto soddisfatto per la prestazione di Verona, insomma motivi per sfruttare l'occasione non mancano, tanto più che dopo il Torino ci sarà una Spal che appare sempre più rassegnata alla retrocessione, 6 punti sarebbero il modo migliore per lanciare lo sprint con Atalanta e Lazio, la variabile restano gli incontri ravvicinati che tante volte alterano i valori, soprattutto nel finale, nonché il caldo e le forze da amministrare, ecco a tal proposito l'Inter non dovrebbe rischiare Lukaku.
Non è niente di preoccupante, ha detto Conte, è giusto prendersi zero rischi, spero che lo staff medico faccia le giuste valutazioni, Barella sta migliorando, spero di averlo a Roma. Brozovic, super multa, ma gioca 100.000 euro dalla società, l'ormai cronica emergenza a centrocampo, l'imperativo di non correre alcun rischio con Lukaku anche contro il Torino, insomma le scelte di Conte rischiano di essere obbligate o quasi, i problemi come d'abitudine si concentrano al centrocampo. L'ultima novità, il nuovo stop per Vecino, rientrato per una manciata di minuti col Bologna e poi nel finale col Verona, il suo ginocchio è tornato ad infiammarsi, restando a centrocampo, 100.000 euro e oltre che al giocatore è stato comunicato anche al resto della squadra, l'episodio risale all'altra notte, Brozovic rientrava da una cena, erano le 2 di notte, circostanza che ha ulteriormente infastidito il club e ha bruciato un semaforo fermato dalle forze dell'ordine, come promesso il suo tasso era di poco sopra il limite consentito, curioso che il Seregno Calcio, che ha dei legami col centrocampista, ieri lo abbia difeso con un comunicato. Per Lukaku una decisione solo all'ultimo, al massimo dovrebbe andare in panchina, la contrattura tra l'adduttore destro e l'anca non è grave, ma si farà di tutto per evitare complicazioni, formazione, la stessa La Gazzetta, sempre Candreva a destra, vedremo chi ha ragione. Edera Berenguer, il dubbio di Longo, Inter mai dire mail, il presidente ha ricevuto l'elenco degli errori commessi l'estate scorsa dalla dirigenza non ascrivibile a Conte e quello degli acquisti da fare, però non è stato l'unico a essere informato, la copia di un report destinato a Zhang è giunta casualmente anche in sede, però di questo retroscena ne facciamo volentieri a meno. Chiudiamo la nostra lettura dei giornali con Tutto Sport. In prima pagina una Juventus sempre più vicina al titolo, allo scudetto, e poi il Torino che contro l'Inter proverà a cercare punti salvezza per blindare la sua classifica. Inter Toro, Bivio Conte, Maxi Multa, Brozovic, fiducia, Longo, colpo Sar per la difesa, la prima pagina dedicata a Cristiano Ronaldo, e poi la sfida tra Torino e Inter, Longo vede granata, il mio futuro qui adesso non conta, Toro torna grande, Brozovic l'alcol alla guida costa 100.000 euro di multa, conta il bivio Inter, la strada è giusta al di là degli errori, il tecnico ora guarda il bicchiere mezzo pieno per allentare le tensioni, ma occhio al Torino, squadra assolutamente da non sottovalutare, per non ripetere gli errori visti contro Bologna e Verona, per tornare a vincere, formazione di Tutto Sport, la stessa degli altri giornali, quindi vedremo poi stasera, e l'appuntamento è per le ore 13 su Italia 1, alternativi e vincenti nelle due partite con Martinez, Sanchez e senza Lukaku, l'Inter ha portato a casa 2 vittorie e 9 gol, vedremo se verrà confermata questa statistica con anche il Torino, e anche da Madrid la voce di Marca che si dice convinta, di cui abbiamo parlato fin da ieri, che Lautaro passerà al Barcellona a fine stagione. Adesso però bisogna pensare solo alla sfida col Torino e a riprendersi il secondo posto, fondamentale per il futuro. Grazie ancora a tutti per l'attenzione.